Certo, se ho 60 bambini posso organizzare 3 allenamenti a settimana e la partita, posso organizzare un evento il sabato con una squadra e la domenica con l'altra squadra fare un torneo, eccetera, eccetera. Tutte le cose che possono invitare gli allenatori, i direttori tecnici, dello stesso. Ma prima di organizzare bisogna vedere le strutture e l'organizzazione a disposizione. Programmare e identificare gli obiettivi e organizzare la stagione sportiva attraverso un ordine, una ricerca di sviluppo individuali e collettivi. Premetto, individuali e collettivi. Ogni cosa che noi proponiamo ha una risposta collettiva e una risposta individuale in tutte le persone. Io sto parlando in questo momento e dentro ogni persona c'è una risposta individuale. Poi se poi le analizzo dico, questi 10 stanno pensando questa cosa qua.